Grazie infinite per questo invito. Sono veramente contenta di essere qui, di fare parte dell'Accademia. Vedo i visi di tanti amici e quindi grazie, grazie ancora. Come potevo cominciare la mia conferenza, il mio seminario, se non con una diapositiva di Leonardo da Vinci? Proprio perché è l'anno di Leonardo. E Leonardo riusciva diciamo, attraverso un'analisi più anatomica, riusciva a riprodurre l'organizzazione di diversi organi, incluso il sistema vascolare. E questa diapositiva è una buona introduzione a quello di cui vorrei parlare, che riguarda i meccanismi di sviluppo del sistema vascolare e, come accennato dal Presidente, anche in relazione alla malattia. Vi aggiungo a questo bellissimo disegno di Leonardo che lui non aveva ancora un'idea precisa di come il sistema vascolare si sviluppava, ma aveva un'idea romantica di questo e pensava che fosse come un albero che partiva dal cuore e quindi poi si diramava, si diramava in vasi di diverso diametro. In realtà oggi sappiamo che i vasi sono i primi a organizzarsi e che il cuore ha uno sviluppo che segue immediatamente, ma che non è, che non precede quello dei vasi. Volevo anche dare un riconoscimento a Vesalius. Vesalius è stato, a mio parere, almeno il primo grande anatomico, e soprattutto una persona che contro i tempi, di allora ha deciso di, occuparsi di una scienza che necessitava di verifica. E quindi il primo ad aprire, e qui ho anche trovato una diapositiva su un'autopsia, che lui ha fatto, il primo ad aprire veramente un concetto di medicina molto diverso da quello che era il concetto che lo precedeva, e quindi quello dei vari fluidi negativi che portava quasi sempre a cure spesso legate a salassi, ma con pochi interventi di tipo farmacologico. Mentre lui è riuscito a disegnare, c'è cioè una bellissima serie di suoi disegni, in suoi disegni e disegni di altri che lo seguivano durante le autopsie, che è riportato proprio a Uppsala nell'antica biblioteca, che se avete occasione di visitare è uno dei posti più belli. E subì moltissime persecuzioni per questa sua attitudine, diciamo, alla verifica, tanto che fu accusato di avere aperto una donna che non era ancora completamente morta. E quindi decise di andarsene prima in Palestina, e quindi a Zacinto, dove morì a 50 anni. Vi ho detto questo perché sono persone che ammiro, sono scienziati che ammiro tantissimo, ma vediamo che cosa facciamo noi. Come vedete, io vi ho detto che ci occupiamo dello sviluppo del sistema vascolare e gli strumenti che abbiamo in mano oggi sono molto diversi. Come vedete qui, uno dei sistemi modello che usiamo più frequentemente è quello del topo. E c'è la possibilità, il topo è molto popolare in ricerca di base perché si può modificare geneticamente. Come vedete, questa è una particolare colorazione dei vasi, vedete la meraviglia dei vasi della testa, tutto lungo il dorso, gli intersomitici, ed è possibile seguire le diverse fasi di sviluppo di queste strutture. A destra invece questi sono pesci, sono il famoso zebrafish, che di nuovo si può manipolare geneticamente, in questo caso è stato introdotto nelle cellule endoteliali che coprono la parete interna dei vasi una proteina fluorescente, quindi green fluorescent protein. E come vedete la bellezza anche qua è di poter seguire a stadi diversi lo sviluppo dei vasi. Considerate che il pesce è allo stato larvale trasparente e quindi si può veramente non soltanto manipolare, ma può essere anche utilizzato per un rapido screening di farmaci o di chemicals, proprio perché da un lato diciamo che le prime larve sono diverse centinaia e quindi questo tipo di studi è possibile. Attraverso lo studio del pesce, che pur sempre è un vertebrato, ci sono state identificate tutta una serie di sistemi di segnalazione che hanno raccontato come le arterie si differiscano dalle vene, come si formino e si organizzino e così via. Infine, volevo introdurvi un altro sistema usatissimo, che è quello della vascolarizzazione della retina. Come vedete qui, questo è sempre retina di topo.
e vedete le diverse fasi di vascolarizzazione. I vasi crescono prima in forma orizzontale e poi entrano verticalmente nei tessuti sottostanti, e è un sistema splendido perché è possibile vedere arterie, vene, capillari e anche la zona di crescita dei vasi. E di nuovo anche qui sono state identificate moltissime agenti e vie di segnalazione che hanno permesso di poi sviluppare anche dei farmaci e delle sostanze che quindi permettono di manipolare il sistema vascolare. Ma non è finita, volevo introdurre un altro tipo di modello assolutamente inatteso, e che è quello di questi vermi. Questo è molto famoso e si chiama Cernorhabditis elegans. È fatto di poche cellule, ha soltanto due neuroni e non ha sistema vascolare. E voi vi chiederete in che maniera può essere o può costituire modello. In realtà lo costituisce per la bellezza che sta nella natura, che è quella di mantenere dei meccanismi biologici in comune tra diverse specie animali. E in questo caso la bellezza, secondo me, è che per esempio l'allungamento del neurone segue delle regole di allungamento, di branching, che sono molto simili a quelle utilizzate dai vasi durante la loro crescita e il branching. Come vedete è molto facile ovviamente da manipolare geneticamente, permette di correlare in vivo un fenotipo specifico per la funzione di un singolo gene, e quindi anch'esso, visto il basso costo, visto il numero elevato di vermi che si possono studiare, è assolutamente adatto per screening di farmaci. E poi divenne molto famoso, e questo l'ho messo per alleggerire un po' la parte dei dati, perché tutte le volte che ci sono dei lanci, o la maggior parte delle volte che vengono lanciati in orbita degli astronauti, si portano dietro delle scatole dove stanno delle cellule in cultura, dei microrganismi, hanno diverse specie che vengono portate nello spazio per vedere quali sono le reazioni in assenza di gravità o in condizioni di appunto entrata in orbita. E questo è diventato, diciamo, popolare, una definizione positiva, perché in realtà la sua fama dipende da questo incidente drammatico del 2003, in cui nel ritorno della capsula tutti e sette gli astronauti sono morti. E sono morti perché per l'impatto, che superava i 1000 km/h, del rientro nell'atmosfera terrestre. E così fu, e loro morirono e cominciarono a raccogliere i vari pezzi anche per cercare di capire meglio quello che era successo, e dopo 2 settimane trovarono la scatola dove c'era il Cernorhabditis elegans assolutamente intatto, con tutte le sue progenie. E quindi era evidentemente la semplicità dell'organismo ha fatto sì che è riuscito a resistere anche a questo trauma pazzesco. E qui vi mostro, sempre per non rendere la ricerca non umana, diciamo, volevo introdurvi Sidney Brenner, che ha vinto il premio Nobel proprio per aver introdotto nella scienza lo studio del Cernorhabditis elegans, e ovviamente per i risultati che ha ottenuto nello sviluppo del sistema nervoso. Tornando invece ai nostri propri dati, diciamo che ci occupiamo in generale di sviluppo del sistema vascolare, e inevitabilmente le nozioni che riusciamo a raccogliere da modelli di sviluppo in una condizione di salute possono avere delle ricadute importanti poi per alcune malattie del sistema vascolare. E come vedete qui, le domande attorno a cui il nostro gruppo, ma molti altri, stanno lavorando è quello di definire nel dettaglio come si sviluppa il sistema vascolare. Per esempio, ci sono delle novità sullo sviluppo del sistema linfatico, che adesso è il sistema più studiato, proprio perché si è scoperto che, contrariamente a quando sempre si credeva, anche il cuore e il cervello hanno un sistema di tipo linfatico molto sviluppato, e il malfunzionamento del sistema linfatico nel cervello, questo è ancora un settore che richiede più verifica, comunque questo malfunzionamento ovviamente può essere legato alle malattie neurodegenerative, proprio perché l'assenza del sistema linfatico non permette un assorbimento e un riciclo di proteine precipitate e di altri problemi, tra cui appunto l'amiloide.
Una seconda domanda importante, cioè, ma questi vasi sono fatti dalle stesse cellule, sono uguali, hanno le stesse tipo di reazioni? Ed infine, esistono dei tumori endoteliali? E questo è un punto interessante, perché effettivamente, a parte l'angiosarcoma o il Kaposi sarcoma, si è sempre pensato che le cellule endoteliali siano resistenti alle mutazioni di tipo cancerogeno, ma in realtà ci sono delle condizioni in cui invece possono fare tumore. Questo è solo per ricordarvi molto in maniera assolutamente semplice. Sono stata rimproverata di essere complessa, per cui ho deciso di fare una cosa molto, diciamo, molto di base, poi anche per non annoiarvi. Comunque questo semplicemente vi ricorda che le arterie partono dal cuore, subiscono quindi una forte pressione di tipo cardiaco, una scia stress molto forte sulla parete e pertanto sono circondate da cellule muscolari lisce o nei capillari periciti. Dall'altro lato le vene invece raccolgono il sangue e lo riportano al cuore e i linfatici hanno un ruolo fondamentale non solo per la raccolta della linfa ma anche per il circolo delle cellule infiammatorie ed immuni. Ecco, quindi come si sviluppa il sistema vascolare? Dove stiamo adesso? E qui va detto che c'è stato un grossissimo investimento di ricerca da parte di moltissimi gruppi diversi, proprio perché si è capito che moltissime patologie possono essere affrontate lavorando sul sistema vascolare. Come si forma? Allora, è uno dei primi diciamo, tessuti che si organizzano durante lo sviluppo dell'embrione e già a 7 giorni e mezzo si possono distinguere le Blood Island, isole di sangue, ed anche il cosiddetto primitive vascular plexus, quindi strutture vascolari molto premature che sono molto vicini allo sviluppo ematopoietico, proprio perché condividono molti geni e si sviluppano insieme. E quindi questo è un aspetto da tenere presente. Esistono e sono state ben identificate delle cellule staminali vascolari con marcatori vascolari che però sono ancora nell'embrione in grado di fare sangue. E quindi questo è un aspetto molto interessante di similitudine, di somiglianza tra le cellule endoteliali e il sistema ematico. Questi primitivi, diciamo, cellule che si organizzano in forme tubulari si chiamano angioblasti. Poi vedete la differenziazione in vene e arterie, che è soprattutto indotta diciamo, le condizioni di flusso emodinamico. E qui vedete un sistema vascolare che continua a organizzarsi, a differenziarsi, vedete le arterie, le vene, i capillari e il sistema linfatico che si sviluppa più tardivamente rispetto agli altri due. E considerate che anche il sistema linfatico è presente soltanto nelle specie più differenziate, più avanzate. Quindi questa è la base, è possibile studiare i vasi bene, abbiamo dei buoni marcatori ormai a disposizione, questo ci permette di distinguere anche attraverso anticorpi specifici le arterie, le vene, e qua dietro non si vedono ma ci sono anche i vasi linfatici. Ma la domanda interessante a mio parere è: questi vasi sono tutti uguali alla fine? Una volta che hanno raggiunto uno sviluppo considerevole, restano uguali, sono uguali, sono tutti fatti alla stessa maniera da un punto di vista istologico? E la risposta è no. Perché questi i vasi, nel momento in cui entrano i diversi organi, si adattano alle necessità dell'organo stesso. E quindi avremo dei vasi completamente diversi nella milza, nel pancreas, nel fegato, e adesso questo di nuovo è un argomento di grande ricerca, nel cuore, nei reni e così via. Ma in particolare le cellule di cui noi ci occupiamo sono le cellule endoteliali che formano i microvasi del cervello, e questa è una struttura vascolare tra le meglio differenziate e con, ve la faccio vedere in un cartoon, e che richiede la interazione, che diciamo questi vasi cerebrali sono in continua interazione e conversazione con il tessuto circostante e con le cellule circostanti, e in particolare
quello che fanno è organizzare quello che si chiama neurovascular unit, che è fatta da cellule endoteliali, come tutti gli altri vasi, sono cellule che a forma di mattonella e che giocano un ruolo fondamentale nella protezione del vaso alla trombosi, alla alterazioni di flusso ed altre cose. Dall'altro lato nel cervello queste cellule hanno, qui si vedono molto piccole, ma comunque delle giunzioni tra di loro che sono altamente sviluppate. C'è una matrice molto spessa e c'è l'abbraccio, e quando vedete la microscopia elettronica è una cosa spettacolare, del pericito che si abbraccia il vaso e addirittura penetra con i filopodi dentro le cellule endoteliali, quindi è un'interazione strettissima, tanto che una riduzione del numero di periciti porta ad un aumento patologico della permeabilità, quindi l'endotelio e i periciti in questo tipo di vasi ha bisogno di una continua interazione, quello che si chiama crosstalk, conversazione tra di loro. Vedete anche che ci sono questi piedi, questi che si chiamano gli end feet, i piedi, la protrusione degli astrociti che anch'esso partecipa a questa, che anch'essi partecipano a questa struttura, e quindi poi ci possono essere anche delle interazioni dirette con gli interneuroni e così via. Quindi è un sistema altamente specializzato, adattato al cervello. Perché? Perché le cellule nervose sono molto sensibili a agenti tossici circolanti e sono molto sensibili alle cellule infiammatorie, e quindi è necessario avere un sistema di filtro molto stretto che sia in grado di proteggere il sistema vascolare cerebrale, e questo da un lato è molto utile, ma dall'altro, da un punto di vista finalistico, è un grosso problema quando voi avete bisogno di fare passare dei farmaci, e questo è vero per le malattie neurologiche ma anche per i tumori per i tumori del cervello. Quindi è molto importante adesso, e si sta investendo tantissimo sulla comprensione di come queste strutture, questa neurovascular unit, può essere in qualche maniera modulata per aumentare la permeabilità e quindi permettere l'arrivo dei diversi farmaci nelle zone richieste. Avendo detto tutto questo, esistono dei tumori endoteliali, ma meglio dire, esistono quali sono le patologie dell'endotelio, e salto completamente l'aspetto aterosclerosi perché richiederebbe molte, già da solo un intero meeting, però vi comincio ad accennare a quello che è lo sviluppo vascolare in relazione allo sviluppo dei tumori, e di questo si è parlato tantissimo. Giuda Folkan ha introdotto un'idea che sembrava assolutamente facile da comprendere, perché ogni tessuto in proliferazione ha bisogno di nuovi vasi per avere apporto sufficiente a crescere di nutrienti e di ossigeno. E questo è, diciamo, un principio generale. La patologia nasce quando questo meccanismo di crescita del vaso per portare più sangue, quindi più ossigeno e più nutrimento, avviene in condizioni patologiche come quelle del tumore. E come vedete qui, ci sono delle condizioni in cui si formano degli aggregati di cellule trasformate che non necessariamente degenerano in tumori, ma stanno in forma silente. A queste, nel momento in cui cominciano a crescere, cominciano a produrre dei fattori di crescita per i vasi, e questo è intuitivo: crescono, vanno in ipossia, si attiva il sistema, tutto un sistema di trascrizione dipendente dall'ossigeno, adesso non vado troppo nei dettagli, comunque è una reazione naturale che porta all'entrata di nuovi vasi in queste strutture ancora piccole. Ma è ovvio che il sinergismo tra la crescita del tumore e il richiamo dei vasi è un'interazione che porta a una crescita incontrollata del tumore solido in questo caso. E vi devo dare una brutta notizia, perché un po' di anni fa ci fu un grosso meeting tra gli anatomopatologi americani, i quali decisero di fare uno studio analizzando quegli individui che morivano per cause, incidenti in macchina o altre cause non legate ai tumori, e lo fecero per vedere se dopo i 40 anni già esistevano dei nuclei di cellule trasformati presenti nel nostro organismo. E quello che trovarono è che effettivamente gli uomini per la prostata, le donne per la mammella o per la tiroide, esisteva un'altissima percentuale di persone che portavano microscopici cluster di cellule trasformate, e quindi è come se
probabilmente tutti noi, mi metto io per prima, portiamo con noi dei nuclei di cellule che sono molto piccoli, non vuole dire che diventino dei tumori, ma che però stanno silenti nel nostro organismo in alcuni organi preferenziali. Ma i vasi servono anche ad altro nei tumori e, come voi tutti sapete, non si muore mai di tumore primario, se escludo il tumore del cervello non si muore di tumore primario, ma si muore di metastasi. Ed effettivamente i vasi, soprattutto i vasi linfatici, ma anche i vasi, diciamo, ematici, sono un'ottima superstrada per le cellule tumorali per entrare in circolo e poi andare a localizzarsi negli organi preferenziali. E quindi tutto questo ha portato a dire che effettivamente il sistema vascolare poteva aiutare il tumore nella sua crescita, tuttavia si è anche visto che gli inibitori di angiogenesi, quindi gli inibitori della vascolarizzazione del tumore, non davano i risultati attesi. Sembrava che il paradigma fosse molto semplice, cioè il tumore è un ente, è un qualcosa che prolifera, ha bisogno di nutrienti, gli tagliamo i viveri e il tumore regredisce. In realtà quello che si è visto è che sì, è vero, ci sono per alcuni tumori una serie, cioè, cominciano, possono regredire, però poi riprendono e alla fine degli studi si può dire che non si riesce con gli inibitori di angiogenesi nelle nostre mani oggi a prolungare la vita di più di qualche mese, almeno per i tumori che sono stati testati fino adesso. Ad esempio, ci sono poi tumori come quello del cervello che non viene assolutamente toccato dalla somministrazione di farmaci antiangiogenici. E perché questo? E come sempre succede in ricerca, cioè in ricerca si parte con un'idea che poi, e poi si deve ritornare al bancone, perché come sempre l'idea di partenza è molto ingenua e quindi bisogna raccogliere altri dati, rifare, si rifà un'altra teoria, si ritorna e così via, il famoso dal bench al letto del paziente. E allora che cosa si è visto studiando queste cose? Vi dico, cerco di essere il più sintetica possibile su un argomento così, dunque, bello così, ecco. E facendo degli studi più accurati sulla vascolatura del tumore si vede che è completamente alterata. Questa sulla sinistra è i vasi normali, e potete distinguere molto bene la gerarchia di questi vasi capillari, le arteriole e così via. Guardate che disordine, che pasticcio nel sistema vascolare dei tumori. Vedete che i vasi hanno perso gerarchia, il lume è completamente alterato e ci sono quello che noi chiamiamo tantissimi sprouting, proprio perché, riportandosi all'esempio dell'albero, i vasi che sono sotto un'attiva proliferazione cominciano a fare sprouting, che poi magari in parte regrediscono, in parte vanno avanti. Ma quello che è importante sottolineare è che questi vasi fanno emorragia, questi vasi sono poco efficienti, tendono a creare edema nel tumore fa compressione e quindi creano una situazione ipossica di compressione, di necrosi del tessuto tumorale, che non va bene, che non è corretto, proprio perché crea una situazione di nicchia che può favorire per esempio le cellule staminali tumorali, che può in qualche maniera non indurre una corretta regressione del tumore. Se poi guardate la parete interna dei vasi, che sono questi, questa è una situazione normale, vedete le cellule endoteliali che fanno mattonella all'interno del lume, e guardate che pasticcio di nuovo nei vasi del tumore, vedete che le cellule tendono a ritrarsi e molto spesso le cellule tumorali stesse si affacciano al circolo e quindi entrano nel circolo e, come abbiamo visto, fanno metastasi. Quindi c'è ancora molto da fare in questo settore e si stanno sviluppando moltissime tecniche per arrivare a normalizzare i vasi. Quindi diciamo che adesso la parola d'ordine è quella di conoscere ovviamente sempre meglio il sistema, ma cercare di normalizzarli per migliorare la perfusione. Ma io vorrei, negli ultimi minuti della mia presentazione, introdurvi un altro tipo di patologia vascolare su cui stiamo lavorando direttamente, penso con molta intensità e molto interesse, che è quello delle malformazioni vascolari. Sono tantissime, più si entra in questo settore più ci si rende conto che ci sono tantissimi tipi diversi. Sicuramente tutti conoscono gli aneurismi, tutti i famosi arteriovenous shunt, dove le arterie si collegano in molto, diciamo, grosse arterie con grosse vene. Questo è l'emangioma cutaneo che colpisce i bambini sotto i 5 anni e che tende a regredire naturalmente.
dolente, ma che però può creare dei danni, soprattutto se questi emangiomi si manifestano in zone come l'occhio, il viso e così via. E quindi esistono delle condizioni in cui le cellule vascolari, ed in particolare le cellule endoteliali, formano delle strutture che potremmo definire come strutture di proliferazione. Non oso introdurre il concetto di tumore endoteliale, ma secondo me sono dei tumori, chiamiamoli benigni, ma sono così. Allora, prima il... Ecco, noi ci occupiamo di una malformazione particolare che si chiama, come è stato accennato prima dal Presidente, cerebral cavernous malformation, quindi malformazioni cerebrali cavernose. E come vedete qui, queste malformazioni hanno una struttura, una morfologia tipica, che è quella di un lampone. In realtà si chiamano malberri. Malberri sono le bacche del gelso. E perché vengono chiamate così? Perché hanno molti lumi. E queste strutture creano moltissimi problemi all'ammalato, al paziente, proprio perché tendono a sanguinare. E come vi dicevo prima, la presenza del sangue nel sistema nervoso centrale è causa sicuramente di patologie e diverse conseguenze, come vedremo dopo, di crisi epilettiche, di mal di testa incoercibili, e per finire questi pazienti hanno un'alta percentuale di ictus emorragici, che hanno una mortalità del 80%. Come compaiono? Qual è la vera, diciamo, morfologia? E qui vedete subito che esistono due tipi diversi di patologia. Una è quella cosiddetta CCM, l'abbreviazione, Cerebral Cavernous Malformation, e come vedete c'è la forma sporadica, quindi in questo caso la mutazione non è stata ereditata, ma è, diciamo, viene acquisita durante la vita, e dall'altro lato però c'è anche la forma familiare. Queste sono MRI, immagini in MRI. Ora, se voi vedete, la forma sporadica ha un'incidenza che è quella del un individuo su 200. È tantissimo, secondo me, è un'incidenza molto forte della sporadica. La familiare invece è considerata rara, perché si sono identificati un individuo su 10.000, che è la tipica definizione delle malattie rare. Come vedete, lo sporadico ha una sola, diciamo nella maggioranza dei casi, ha una sola lesione, quindi un solo cavernoma, mentre il familiare purtroppo continua a farne di nuovi durante la sua vita. Quindi, non so, parlavo con una paziente, una ragazza di 14 anni, che fa dai 7 ai 5 nuovi cavernomi ogni anno, quindi la forma familiare è effettivamente molto grave. Allora, che cosa si sa di questa patologia? È quello che, in collaborazione con Elisabeth Uniella Serve, che è una genetista di Parigi, abbiamo cominciato a lavorare sulla parte genetica, e quello che vedete qui, esistono tre geni, che di nuovo per semplicità sono chiamati CCM1, 2 e 3, e il CCM1 è quello che copre il 52% dei casi familiari, quindi stiamo parlando di mutazioni, sono tutte mutazioni loss of function di questi tre geni, quindi che perdita di attività. Vi dicevo, il più frequente è il CCM1, seguito dal 2 e poi seguito dal 3, che è il più raro per fortuna, perché ha anche la forma più grave. E poi c'è questa piccola percentuale di pazienti del 2% dove non è stata trovata una mutazione. L'altro aspetto, ci sono altre due caratteristiche di questa patologia assolutamente peculiari, e una è che sono la mutazione di anyone, cioè di uno qualunque di questi tre geni, porta alla patologia con lo stesso tipo di malformazioni a forma di lampone, da un lato. E l'altra cosa non ancora svelata è che queste malformazioni sono localizzate quasi esclusivamente nel cervello. Quindi esiste un ambiente che favorisce la formazione di queste malformazioni a livello cerebrale, anche se noi ancora non capiamo, non abbiamo le idee chiare del perché ci sia questo tropismo così marcato per il cervello.
Qui vedete l'unica terapia al momento disponibile è la chirurgia. Vedete qui mentre un chirurgo asporta il cavernoma e ovviamente questo tipo di approccio può non essere consigliato a molti pazienti, soprattutto quelli sporadici, perché la lesione sporadica tende a localizzarsi nel cervelletto e nel midollo spinale e quindi l'intervento chirurgico può essere molto pericoloso proprio perché può dare poi effetti di paralisi e di altri problemi. Come vedete qui, questo è semplicemente un riassunto di quanto vi dicevo prima e quindi c'è un bisogno molto forte di trovare dei farmaci che permettano da un lato di ridurre le dimensioni dei cavernomi e dall'altro di impedire il sanguinamento, proprio perché il sanguinamento è una delle cause maggiori di reazioni patologiche in questi malati. Allora, cosa vi ho messo qui? Vi ho messo un calciatore, perché spesso quando vado a parlare all'estero, eccetera, devo mettere qualcuno che in Italia è importante e nessuno mette in dubbio che un calciatore è molto importante. E infatti questo Castan, Leandro Castan, giocava nella Roma, peraltro, e anche lui ha avuto un grosso problema svenuto, proprio perché nessuno di noi sa se abbiamo uno sporadico o meno, a meno che non ci facciamo una risonanza, ma è ovvio che non possiamo fare la risonanza a tutta la popolazione e poi sono strutture molto dinamiche. Comunque lui si è accasciato al suolo, l'hanno operato, è salvo, però non potrà più riprendere la sua attività. E per quelli di voi che si ricordano, un altro caso importante era la Florence Griffiths, che vinse tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Seul, e quindi persone che facevano attività fisica molto intensa. E come vedete è morta perché se uno va incontro a una crisi epilettica può essere che finisca soffocato se non c'è qualcuno che lo soccorre immediatamente, impedisca la lingua, insomma adesso non voglio entrare in questo dettaglio, però è purtroppo è uno dei grossi problemi, è proprio quella di essere sensibili a crisi di tipo epilettico e quindi questi pazienti, il percorso di questi pazienti è quello di farsi vedere dal neurologo per l'epilessia, essere trattati con antiepilettici, che va benissimo, ed in caso riuscire ad avere una diagnosi per capire se possono andare incontro a chirurgia oppure no. Ma c'è, come ripeto e lo dico con tutta l'intensità, c'è un bisogno veramente importante di sviluppare dei farmaci efficaci. Come si fa a studiarlo? Ho finito il tempo? No, vabbè, vado avanti, vi uccido. Comunque, come si fa a studiare questo tipo di patologia? Una volta conosciuti i geni, il percorso è abbastanza lineare, cioè si inattivano questi geni nei topini. Questo è possibile, si fa. Non vi ho detto, ve lo dico adesso, che è una patologia dell'endotelio, quindi delle cellule che ricoprono la parete interna dei vasi, e quindi si riesce a inattivare uno di questi geni solo nelle cellule endoteliali e quando è richiesto, proprio utilizzando questi sistemi del tamoxifen induced Crelox system. Se il gene si inattiva negli astrociti o nei periciti non si fa malattia, quindi anche questo non lo capiamo fino in fondo, però è interessante perché ci dice non solo che ha questo tropismo forte per il cervello, ma anche che effettivamente è una patologia dei vasi, delle cellule endoteliali in particolare. Con questo strumento, cerco di andare veloce, abbiamo visto che effettivamente inattivando uno qualunque dei tre, i topini facevano delle malformazioni, in questo caso vedete che si confonde con l'emorragia, comunque istologicamente parlando le malformazioni che formavano i topolini erano molto simili a quelle umane e questo è un caso molto particolare perché spesso i modelli non corrispondono alla patologia umana, invece in questo caso secondo me il topo ricapitola moltissimo delle fasi di sviluppo della malattia. E per impressionarvi vi mostro, per fortuna in questo caso,
cosa può succedere al povero topo se viene mantenuto diciamo, per molto tempo. Quindi dopo per esempio un mese forse riuscite a vedere la quantità di cavernomi che ha formato. Questi sono molto belli, ci sono i vari vasi normali attorno e vedete che sembrano davvero delle specie di bacche, di strutture particolari. E volevo anche farvi vedere questo, che dovrebbe essere qui. Porca miseria. Ecco, ve lo faccio vedere perché ho un ragazzo bravissimo che fa tutte queste cose ed era emozionatissimo all'idea che lo presentasse all'Accademia, quindi devo far vedere i suoi sforzi. Allora, vedete, questo vi fa vedere i cavernomi, che sono questi, e tutti i vasi attorno. E questa è semplicemente una sezione istologica. Allora, che cosa abbiamo fatto noi, oltre a sviluppare il modello che ormai abbiamo acuto, eccetera? Siamo andati a cercare le cause. E quello che abbiamo visto, vi sto veramente cercando di riassumere in pochissime diapositive per non annoiarvi, quello che però abbiamo visto e che ci sembra rilevante è che le cellule endoteliali, se mancano di uno di questi tre geni, si comportano in maniera anomala, e cioè vanno incontro a un fenomeno che si chiama endothelial to mesenchymal transition, quindi transizione delle cellule endoteliali a cellule mesenchimali, quindi più fibroblastoidi, cominciano ad esprimere geni sia di staminalità che geni mesenchimali, come per esempio l'alfa smutatin e molti altri. Quindi è come se perdessero la testa e diventano anche protrombotiche, hanno una serie di modificazioni funzionali importanti. Quello che mostra questa diapositiva è semplicemente un'analisi istologica usando una serie molto ampia di anticorpi che vi mostra come le cellule endoteliali che limitano i cavernomi sono molto diversi dalle cellule endoteliali normali. E qui vedete una immagine invece a cartoon, quasi finito, che mostra questo tipo di switch, che è simile, come vi dicevo, all'epithelial to mesenchymal transition, che è tipica dei tumori solidi. E in questo caso sono le cellule endoteliali che diventano fibroblastoidi. Noi, attraverso il lavoro che è durato tanti anni siamo riusciti a identificare la cascata di segnale che porta a questo switch di fenomeno, come diciamo, scusate i termini tecnici, ma questa modificazione funzionale morfologica delle cellule. E quindi abbiamo messo insieme una serie di questa è la cascata di attivazione di una piccola GTPase che si chiama RO, ma quello che sembrava, e perché facciamo questo? Perché cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in queste cellule, identificando le diverse molecole che apparentemente giocano un ruolo importante, ed è per riuscire ad avere dei target farmacologici. E infatti uno dei target che sarebbe ideale inattivare è questo fattore trascrizionale che è KLF4, che è responsabile di questa modificazione morfologica delle cellule. Il problema è che è un fattore trascrizionale, come tale non è facilmente targettabile. Però ci sono altri tipi di inibitori, come per esempio gli inibitori del RO, e non ultimo abbiamo un clinical trial in atto che usa il propanololo. Non si capisce ancora bene il meccanismo d'azione, ma il propanololo ha una grossa funzione sugli emangiomi del bambino e anche speriamo su questi cavernomi. Quindi questo era solo per farvi vedere come è possibile valutare non solo la riduzione della formazione di questi cavernomi ed anche ridurre la mortalità. Ho finito, giuro. Vi mostro solo le fonti di finanziamento che sono state molto generose e molto importanti per il nostro lavoro e i due gruppi di ricercatori che lavorano a Milano e anche a Uppsala e più ovviamente i preziosissimi collaboratori. Vi ringrazio molto dell'attenzione.